Cari amici, buongiorno. Oggi siamo nuovamente nella mia cucina e questo video sarà un nuovo video tecnico sulla realizzazione delle boilie. Però sarà un video molto particolare perché oggi faremo degli inneschi pop-up molto professionali, quindi delle pop-up che durano come galleggiabilità e che hanno una forte attrattiva intrinseca. Non è un video della serie Supermarket Mix, nel senso che alcuni ingredienti sono di supermercato, altri li dovete necessariamente comprare in negozi specializzati. Vediamo di cosa si tratta. Iniziamo dalla lista degli ingredienti. Cominciamo dagli ingredienti che si possono tranquillamente comprare in supermercato. Avremo una farina di mais e fumetto, fioretto, quella molto sottile come granulometria. Io ho preso quella normale e c'è anche la versione bianca che ci permetterebbe di avere delle pop-up chiarissime e facilmente colorabili. Io oggi non le colorerò, ma poi nel processo di produzione vi spiego qual è il momento di introdurre eventualmente i coloranti per realizzare le esche fluo oppure per avere delle pop-up belle bianche. Maizena, amido di mais e infine semola di grano duro rimacinata. Un altro ingrediente da supermercato che poi interverrà nella parte liquida è l'aceto di mele non filtrato, e va bene qualsiasi aceto d'uva, quindi di vino, e di melograno, di lampone, di miele, sono aceti di varia natura, sono tutti interessanti e molto attrattivi. Ingredienti più tecnici da negozio di pesca: additivo Carpix per pasture. Questo additivo molto zuccherino, è un aroma sostanzialmente palatant in polvere, darà un gusto definito alla nostra pop-up e un forte aroma di frutta che sarà estremamente persistente perché intrinseco al mix e alle farine utilizzate per realizzare le boilie stesse. Proteine del siero del latte. Whey protein concentrate sono l'elemento strutturale fondamentale per dare alla pop-up quella tenuta e quella struttura che permettono di inglobare l'ingrediente galleggiante. Allora, io ho qui in casa le proteine del siero, vanno benissimo anche le caseine, sia acida che rennet. Oppure, se volessimo essere ancora più tecnici, i caseinati, che sono una forma di proteine ricavate dalla caseina sottoposta a dei processi chimici, che hanno una forte anche propensione al galleggiamento e quindi sono ingredienti molto adatti per fare esche pop-up appunto galleggianti. Infine, l'ingrediente tecnico fondamentale. Abbiamo le microsfere cave, che sono un ingrediente utilizzato nell'industria modellistica per alleggerire le resine. Si tratta di microsfere che in genere sono fatte di silicio, quindi sostanzialmente una sostanza simile al vetro, quindi non una materia plastica. Sono degli inerti con un bassissimo peso specifico che si presentano sotto forma di una polvere inconsistente e impalpabile, estremamente leggera, che permette alla pop-up di avere una galleggiabilità eterna. Allora, questo ingrediente diventa fondamentale per realizzare le nostre esche estremamente professionali. Io le ho comprate online da Amazon per comodità, si trovano in genere nei negozi di modellismo
oppure nei negozi che trattano materie chimiche per collanti, pitture e resine possidiche. Però insomma non è un prodotto costoso e quindi vale la pena di prenderle anche online, che è più comodo. Tanto di pop-up non è che ne realizziamo chili e chili. Dosaggio degli ingredienti: due parti di farina di mais, due parti di semola rimacinata, due parti di amido di mais maizena, due parti di proteine del siero del latte. Quindi 20%, 20%, 20%, 20%, abbiamo l'80% del mix e quindi una parte di Carpix 10%, una parte di microsfere di vetro 10% e abbiamo realizzato il nostro mix pop-up che verrà impastato con un tuorlo d'uovo e scusatemi, un albume d'uovo, quindi useremo solo la chiara, solo l'albume perché ci serve solo la parte elegante e per il resto delle necessità dei liquidi l'aceto di mele, quanto basta per raggiungere la plasticità di impasto che ci serve per rullare, in questo caso a mano, le nostre esche pop-up. Inizio a preparare gli ingredienti per il mix e quindi avrò bisogno di una bilancina precisa al grammo per dosare quanto mi serve delle farine per realizzare 100 grammi di mix pop-up. 20 grammi di semola, 20 grammi di mais, 20 grammi di maizena, 20 grammi di proteine del siero del latte, 10 grammi di additivo Carpix della Sensas e infine 10 grammi di micro bolle di vetro in polvere. Abbiamo composto i nostri 100 grammi di mix. Adesso diamo una rapida mescolata agli elementi. Attenzione che le micro bolle sono molto polverose, sono sottilissime, quasi impalpabili, come per cui fate attenzione a non battere troppo il composto perché se rischiate di respirarle. Sono prodotti atossici, però è meglio non respirarle, è una polvere sottilissima. Quindi utilizzate una normale mascherina di quelle che tutti noi in questi momenti indossiamo per a causa del Covid, insomma, un qualcosa che tutti abbiamo in casa. Ecco pronto i nostri 100 grammi di mix, impalpabile, molto fine come granulometria, molto chiaro come colore, ma si può ottenere una sfumatura di colore ancora più chiara di questa utilizzando la farina di mais bianca. Ecco, prepariamo la nostra chiara d'uomo, quindi un singolo albume per 100 grammi di mix. Ovviamente se volete crearne di più, ma con 100 grammi di mix già realizzate un bel po' di pop-up, D'altronde, se volete farne di più, sapete che le dosi, non uso 200 grammi di mix, raddoppiano, sono due chiare d'uovo. Sfruttiamo solo l'albumina, quindi solo la parte con l'albumina come indurente, non ci serve il tuorlo con le sue capacità emulsionanti. In questa fase posso aggiungere aroma, olio essenziale, ok? Che io non metterò. Non ho questi prodotti specialistici a disposizione, però ognuno qui si può sbizzarrire. Gli oli essenziali garantiscono una persistenza maggiore rispetto all'aroma. Come dosaggi ci si attesta sul dosaggio massimo indicato sulla confezione. Quindi dosaggio massimo di olio essenziale, dosaggio massimo di aroma, perché la pop-up è un'esca concettualmente chiusa e quindi si può alzare il dosaggio, comunque non viene mangiata dal pesce, serve solo che sia stimolante.
Quindi io non utilizzerò aromi né oli essenziali, ma solamente l'aroma dato dal Carpix che ho messo nel mix, e per impastare, oltre alla chiara d'uovo, utilizzerò esclusivamente l'aceto. E possono essere usati anche altri liquid food, quindi invece dell'aceto, oppure insieme con l'aceto, potrei mettere krill liquid, liver liquid, tutti quei liquid food che mi piacciono particolarmente, che magari sono in sintonia con le boilie affondanti che ho già realizzato per la pescata. Andate a prediligere i liquid food che siano nella forma più liquida possibile. Aggiungo l'albume al mix ed inizio ad impastare con un cucchiaio fino a farlo inglobare completamente. A questo punto aggiungo direttamente l'aceto o l'altro liquid food che ho deciso di utilizzare, un po' alla volta, e continuo a mescolare finché raggiungerò la consistenza desiderata. Ancora un goccio e poi proseguo con le mani. Come avrete notato, non ho misurato la quantità di aceto che sono andato a inserire, ma ho messo un po' alla volta finché sono giunto alla giusta consistenza. Il mix non appiccica, quindi mi comporto come con un mix normale, anche se vi renderete conto che il panetto ha un peso specifico veramente molto molto basso. È molto chiaro come colore, già usando anche la farina di mais gialla, come potete notare. E il colorante eventualmente va inserito sempre nell'albume dell'uovo, quindi nel chiaro d'uovo, dove volendo ho inserito aroma, olio essenziale, vado a mettere anche il colorante. L'ideale è il biossido di titanio, uno sbiancante che renderebbe praticamente l'impasto dello stesso colore di questo barattolo. E come quantitativo, su 100 grammi di mix è sufficiente un cucchiaino da caffè di biossido di titanio. Una volta che ho sbiancato il mix, posso introdurre i normali coloranti del carfishing nei dosaggi indicati dalle aziende e ottenere quindi il rosa, il verde fluo, il giallo fluo, anche se dal mio punto di vista sono inutili, nel senso che la tonalità raggiunta dal semplice impasto, a mio avviso, è sufficientemente chiara da creare uno stacco netto con il fondale e rendere quindi la mia pop-up visibile ed evidente in ogni contesto. Nel frattempo ho lasciato riposare un minutino l'impasto e adesso andrò a rullare manualmente le boilie. Ecco, potete notare come con 100 grammi di mix si realizzi un buon numero di pop-up in diametri variabili da 24 a 15 mm. Nel mio libro The Bait Guru troverete un paragrafo appositamente dedicato al pop-up mix, dove sono riportate tutte le indicazioni per fare una miscela molto più professionale di questa che abbiamo realizzato in ambito casalingo, e vengono affrontate le tematiche anche di come realizzare delle esche pop-up oppure bilanciate. Detto questo, ci prepariamo alla cottura, che deve essere svolta proteggendo le boilie con la pellicola trasparente per evitare che i preziosi ingredienti si trasferiscano all'acqua di bollitura. È consigliabile realizzare il processo di cottura il giorno dopo, perché le palline sono fatte con questo mix molto morbido, molto delicato, che si asciuga un pochettino e meglio, si compattano e evitano di appiccicarsi fra loro. Quindi, come per magia, ci rivediamo fra un secondo, ma sarà il giorno dopo. Rieccoci pronti per la cottura, ecco la nostra caramella di pellicola che preserva le esche dal contatto diretto con l'acqua che bolle. Attendiamo che l'acqua bolle e procediamo con la cottura. L'acqua bolle, andiamo a inserire la nostra caramella di boilie. E voilà. Tempo di cottura dipende dal diametro delle palline. Un minuto ogni 10 mm. Le mie più grosse sono del 24, quindi 2 minuti e mezzo di cottura a partire da adesso.
Ed ecco pronte, scolate e fumanti, le nostre pop-up, molto tecniche e attrattive. Le mie sono ovviamente rullate a mano, le potete rullare tranquillamente a tavola e procedere come fate normalmente per le altre boia. Le lasciamo asciugare un giorno e poi sono pronte per essere utilizzate in pesca. Bluppete! Super pop-up!